Benvenuti in questo nuovo video di Roblox. Quest'oggi andremo a giocare una di quelle mappe dove il nostro obiettivo è scavare nella sabbia per trovare i tesori più incredibili che riusciamo a trovare per diventare il più ricchi possibile, ricoprire gli utensili migliori, ricoprire le pet migliori e diventare sempre più ricchi. Dato che come sempre cerchiamo di inventarci delle cose uniche per rendere questi video ancora più speciali, oggi ci siamo inventati qualcosa che secondo me può essere una gran figata e che potenzialmente possiamo fare più volte. Infatti diteci nei commenti se vi piace come idea. Ci sfidiamo per 15 minuti. Vince tra di noi chi sarà arrivato ad un valore superiore, penso nei soldi, secondo me è la cosa più sensata, tra 15 minuti, ma avremo una ruota da girare a testa che deciderà una cosa che possiamo shoppare a testa. Abbiamo 5 possibilità che sono pacchetto tutti boost, potenziamento monete, dig speed boost, 2 per forza utensile e uovo stellare. Gireremo una volta a testa la ruota e in base a quello che capita potremo shoppare quella cosa specifica, il che crea secondo me una situazione molto divertente, sia perché rischiamo di spendere più o meno Robux in generale e sia perché rende la sfida molto di più basata sulla fortuna. Sei pronta? Sì, prontissima. Allora, chi gira prima la ruota? Tu. Perché partirei subito da quello. Dai, vado? Va bene. Non so neanche cosa spero, forse uovo stellare vorrei. Secondo me uovo stellare è una figata. Stavo vedendo lo shop. Attenzione. Dai, che te è capitato. Non so se è positivo, però uovo stellare. Ok, ma lo volevo io, mannaggia. Allora, remove, quindi Fere ha soltanto le altre 4 possibilità. Andiamo a girare la ruota anche per Fere e vediamo cosa capita. E avuto, non lo so, potenziamento monete. Hai sfiorato di pochissimo il pacchetto di tutto. Quindi allora vai un attimo nello shop. Dai, ma la cosa più triste, non lo voglio. Non è questo lo shop. Ho sbagliato, tasto, anch'io. Negozio alla destra. Ci sono troppi negozi. Esatto. Devi andare su aumenta. Ok, scendi e hai potenziamento monete. Per 20 minuti a 29 Robux. È una tristezza, poracciata. Oh, vabbè, però è efficace. Io invece prendo un uovo stellare da 250 Robux. Ok. Va bene, allora, vediamo cosa mi capita. Guardati il pet. È la prima volta che shoppiamo un pet in vita nostra. Sì. Guarda. Spero almeno che sia bello, vabbè. Coniglio grande limitato. È enorme, non è grande sto coniglio. Allora, vi dico onestamente, non so minimamente cosa comporta questo pet, sia abbastanza forte. Lo scoprirò. Ho letto 2 milioni. Mi sa che qui non c'è più sfida però, Ma non lo so, perché non so cosa mi sta dando, perché sinceramente... Allora, al momento stiamo solo raccogliendo la sabbia, Steph, quindi... Sì, non riesco a capire l'utilità di questo pet al momento, te lo dico sinceramente. Ti darà dei bonus magari quando vendi o qualcosa di simile. Può essere, adesso lo scopriamo. Quello che ti posso dire è che io al momento ho preso qualche forzierino in giro, ho appena venduto, c'ho 3800. Io 744. Andiamo a comprarci i potenziamenti. Ah, strumenti, vediamo un pochettino. Comunque è incredibile che se si basa sulla fortuna vinco io, se si basa sulla skill vinco io. È una sfida sempre meravigliosa contro me. Perché è sfortunata come la morte. Non ti ascolto, ti ascolto. Mi rifiuto di ascoltarti. Tanto sappiamo che è così. Ok, sono riuscito a comprare sia una pala migliore sia una bag decisamente migliore. Cosa fa sto pet, scusatemi? Me lo dici? Dice più 2 milioni, ma in cosa più 2? Forse in danno. Forse in danno. Quindi l'unica utilità che ha non è nel guadagno, ma in quanto spacchi velocemente le cose che trovi. Può essere, può essere. Capito? E allora l'unico modo per poterla sfruttare è scavando super in profondità. Io ci provo, ragazzi. Ognuno deve usare la propria strategia in queste situazioni. Io alla fine penso che la mia strategia migliore sarà quella di vendere il prima possibile. Beh, vendere a raffica comunque un per due monete stabile per 20 minuti è tanta roba. Anche il mio è stabile perché il pet comunque certo, c'è la vita. Certo, non è che scompare. Diciamo che mi è capitata la poracciata. Sì, beh, comunque 29 Robux contro 250. Appunto, perché è una poracciata. Però sai che possiamo bilanciarla con un po' di cose? No, non voglio bilanciare nulla. Non vuoi bilanciare nulla? No, aspettiamo un po', dai, vediamo come va. Ok, io non girerò mai la ruota quella gratis. E Fere magari... potrà farlo. Okay. Secondo me è un buon bilanciamento. Ma abbiamo questo. Anche le rinascite. Allora.
Allora, prendiamoci questo nuovo. Qui c'è un botto di roba da fare. Sì, e infatti ho visto che posso già farla. Ah, ma a me non piace 2005. Però quando te la fanno fa subito. Anche a me non piace, non so cosa dirti, cara. Fammi vedere. Fammi vedere 5. Il prossimo zaino. 10.000. Però ti dà più soldi. Ci potrebbe stare. Se mi fai tenere magari i miei attrezzi, penso di sì. Ragazzi, ci compriamo dei pet. Mi ero dimenticato che esistono i pet. Anch'io, allora mi sa che vado a comprare. Da 100 gemina, vai. Credo che ne abbiamo due da prendere, perché il terzo... Ti giuro, ho fatto un coniglio, mi ha fatto un infarto che fosse quello che ho shoppato. Mi ha detto, scusa. Io un gatto. Io ho trovato raro ed epico. Almeno sono oggi carini. Oggi è giornata, eh. Lascia stare, io ho trovato il oggi comune. Oggi è giornata. Male. Ragazzi, il mio dà più 2 milioni, questi danno più 3 e più 6. Non vorrei dire nulla. Non vorrei dire nulla. Ok, doppio revert sono riuscito a fare. Buono. Allora, prendiamo sta mamma cassa. Mamma mia, raga. E confermo, io ho 2 milioni di danno. Quindi qualunque cassa trovo, qualunque blocco, io spacco tutto. Tutto quello che trovo. È incredibile sta cosa. Sono ricco sfondato. Gira quella ruota perché non hai nessuna chance altrimenti. Ti avviso, è una roba indecente. Ho avuto una fortuna scandalosa. Ah, potenziamento monete per 5 minuti. Wow. No, davvero? Ce l'avevo già! No, ma non dalla ruota, alla ruota c'è ancora reclamo. No, ce l'ho. Perché ho due giri, aspetta. Ah, ok, prossimo. Magari. Però il primo era 5 minuti. Di nuovo, potenziamento volete 5 Vabbè, minuti. Raga, c'ha una sfiga questa ragazza che è veramente... Fatele una preghierina, non lo so io, perché veramente non so come si può aiutare. No, io alla fine la mia sfiga è, diciamo, ristabilizzata dalla tua fortuna. Tu altrimenti saresti troppo fortunato, capito? Ah, ecco. Però sai la cosa divertente? Che ci sono dei forzieri meno forti qua. E non ho ancora capito qual è il significato di questa cosa. E vorrei anche capire se si può velocizzare il modo in cui io spalo. Perché vedete che è molto lento a spalare. Quindi faccio tanto danno ma sono lento. Non capisco, vi giuro, perché ci sono sti forzieri. I peggiori sono qui sotto. C'è qualcosa che non mi sta tornando nella logica. Perché dovrei trovare i migliori forzieri di tutti. E invece no. Forse la... rarità del forziere casuale li puoi trovare ovunque, ma tu hai la certezza di trovare dei blocchi che valgono di più da vendere. Potrebbe essere potrebbe, questo significato. Sì. Che ridà un minimo di chance a Fere, forse, come cosa. Perché diciamo che io ho questo potere di poter scendere tanto, ma se poi trovo dei forzieri deboli... Ecco. Che culo! Hai trovato? Niente, diciamo che mi rimangio quello che avevo detto 30 secondi fa. Total, posso rimangiarmelo, giusto? Sì. Hai trovato i forzieri forti? No. Sì, No, c'ho un milione. Ci spariamo qualche revert. Tipo 1, 2, 3, 4. Secondo me ci potrebbe stare come quantitativo di revert. E ci andiamo a prendere... Ah, siamo obbligati a prendere tutti, mi dimentico sempre. Vi direi che andiamo fino... Ma sei già nella prossima isola? Sì. Calmati. No, i pet si deve calmare, non io. C'è pure la cutscene per vedere il nuovo posto, bellissimo, un'isoletta in mezzo al mare. Non ho capito che ha cambiato la prima e la seconda, ve lo dico onestamente, ma bellissimo però. Gatto comune. Incredibile. Allora, vai, shop, dicevamo. Quindi vorrei uno strumento ancora migliore. Almeno... Ok, così va bene. Adesso mi dai i migliori zaini possibili. Perfetto. Buono, buonissimo. Non ho altro da chiedere, sinceramente. Non potrei chiedere nulla di meglio di così. I pet qua costano 1500 o 7000. Ci prendiamo quelli a 7000, dai. Vediamo. Papera non comune. Oh, devo dire che li hanno fatti veramente carucci. Sì, sono molto bellini. Molto, molto carini. Pollo raro. Ok, 22-34%. I due più comuni in assoluto, ma non ci lamentiamo. Perché tanto abbiamo... Guardate, 2 milioni. Questi valgono 42. È veramente troppo, io non so che avete pensato in sta mappa. Ok, scendiamo in profondità. È già un posto carino questo. Ok, perfetto. Io comunque sto giocando, No, io apprezzo che tu stia giocando. Sì, cioè almeno ci provo, che devo fare? Sei coraggiosa. Diciamo così. Pacchete. Questa quanto varrà, raga? Perché avete visto, sembrava interessante. Chain of the Chest, ok, 1800 di danno per romperla, scendiamo qua sotto, stiamo in prima persona qua perché altrimenti non vedo veramente una mazza, ok, considera che io adesso ho uno spazio di inventario di 13.000. Io di 1500, se proprio vuoi sapere. Comunque hai notato che se prendi minerali li puoi fondere e utilizzare per potenziarti.
No. È talmente tiro dritto su certo, tutto che certo. Non riesco neanche a accorgermi. In pratica il copper, l'iron, eccetera, eccetera. Se tu li prendi, li vai a fondere. E poi con il lingotto che crei puoi prenderti dei potenziamenti. Carino. Ok. Sì, sì. E magari c'è anche quanto spali veloce? Mi sa di sì, erano tutte cose di questo tipo. Carino. È interessante che c'è anche il conteggio di quante ceste hai preso. Poteva essere una gara carina anche quella in questa mappa. Sì. Chi prende sì. più ceste entro la fine del video. Perché comunque non è basato su chi vince, in generale lato soldi. Ma non è quella la sfida. Allora, cassa dorata, questa vale un Madonna, quanti soldi mi ha dato. Prendiamo copper, prendiamo la leggendary. Siamo ricchi sfondati, 2 milioni e 8. Incredibile. Continuiamo a scendere. Adesso siamo non nella posso sabbia dire lo gialla. Stesso, purtroppo. Bravo. Eppure c'hai ancora il per 2, no? Sì, sì. Cioè, comunque stai pedalando nella mappa, no? Sono ancora alla prima zona. Che ci può stare? Io voglio capire se posso arrivarci, però alla seconda. Costa 150.000. 150.000, no, non ci li ho. Allora no. Cioè posso anche arrivarci a livello di scavare perché sono arrivata alla zona blu e riuscivo comunque a scavare abbastanza, quindi. Ok, perché tu hai trovato poche... no, perché poi trovi le cassiopie e non riesci a romperle, quello è il però problema. Però trovo quelle rare che comunque riesco a prendere. Ok, allora io al momento ho 4 milioni e 6. Ho un altro giro di ruota, vediamo. Vai, che... prima o poi te ne andrà bene una di giro di ruota. 1000 gemme. Beh, mi dai una cassa skin, qualcosa che vale però, dai, questa, vai. Come si aprono da qua? Borse, minerali, pelli. Apri. Ok. Granchio felice. Meno male che è felice. E meno male perché se è triste piangiamo tutti. Onde profonde, ultra raro. Equipaggio strumento, equipaggio zaino. Guarda sta roba. Metti la skin sia allo zainetto che vedi. Bello. Carina sta roba. Sì, molto. Rebirth da 1 milione. Lo facciamo. Tanto abbiamo 6 milioni. Anche per shop. Ci prendiamo a zaino successivo. Comunque direi che la sfida ho vinto. Mannaggia la ruota. Mannaggia la ruota. Vabbè. Ma proprio mannaggia, mannaggia. Ok, ho capito adesso cos'erano quelle cose da poter comprare. Erano gli strumenti migliori che si possono prendere in generale. E me ne manca uno di qua e ci siamo. Cosa abbiamo nello specifico adesso? Non me l'ha equipaggiato. Però abbiamo una pala uguale all'altra. Ma c'è tutte queste cose strane. E ricompro una pala orribile. Vabbè, ho ricomprato una pala orribile. Ok, guardate quanto è grande il nostro zaino. C'è una freccia che mi porta... Non ho capito dove. Viaggio. Allora, Isola Prin... Vabbè, ce li ho. Chi se ne frega della serie. Upgrade. Ah, vai, vai, vai. Minerale fonditore. Deposita tutto. E deposita tutto. E vai, è finito. Non posso fare niente. Sì, adesso devi aspettare, ma non ci mettono molto, quindi. Posso aprire sta cassa? Allora, andiamo a vedere Steph. Dove sei? Qui. Sai quanti? Sono a 11 reperti. Ma guarda il coniglio! Sì, sì, 11 reperti, 45.000 di spazio. Vabbè. E l'utensile da milioni letteralmente è stato importante. Credo, non ha senso. Credo quasi di poter sbloccare anche la prossima isola, sinceramente. Se vuoi... Ah, di qua si viaggia. Vedi che non l'avevo scoperto, perché premevo sempre il tasto. Secondo me costerà tipo 1 milione andare alla prossima isola, no? Potrebbe. Vuoto poi tu non stai avendo problemi a fare quei soldi, quindi. Non so cos'è quella cosa che stava richiedendo, quindi non ha funzionato. Ragazzi, ci fermiamo. È stato divertente, è stato però anche un massacro. Poteva succedere uno shop bilanciato, uno shop sbilanciato. È successo quello sbilanciato, è proprio contro Fere. Chissà come mai è successa questa cosa, ma è stato comunque fun da fare. Dove sei? Dove sei? Aspetta che torno da te, che tu non puoi venire da me. Vai, che c'è? Eccoti, fermo. Sto tirando una granata. Ma quella serve a minare. Non la tira. Non è per tirarla ecco, in player. No, aspetta, per ti volevo far esplodere così. Perfetto, okay, a posto. Grazie. Ci vediamo adesso sono felice. Prossimo video. Ciao. Ciao.